noi siamo carichi, non vediamo l'ora di affrontare lo Spezia domani. Dispiace che purtroppo la partita sarà giocata a porte chiuse, però sappiamo che da fuori c'è tanta gente che è lì a sostenerci. Ecco, tutta la tifoseria questa settimana compatta, in qualche modo domani troverete tifosi che vi accoglieranno, che vi scorteranno. Questo che senso ha per voi? Vi carica ulteriormente? Sì, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi da parte dei tifosi, quindi fa un enorme piacere. E adesso sta a noi regalare, diciamo, questo sogno e poi, per poi giocarci i playoff nel migliore dei modi. Qui c'è il presidente del club Salerno 2010, ci sono giovani tifosi, è l'unico modo che hanno i tifosi per starvi vicino, questo. Sì. Essere presenti quando voi arrivate in qualche posto. Sì, ma sappiamo che comunque la gente di Salerno è molto passionale. Adesso domani sappiamo che ci sarà tanta gente allo stadio ad aspettarci e, come ho detto prima, daremo il massimo. Un'ultima cosa, Francesco. È una battaglia questa, no? Che sfugge ad ogni pronostico. Però, voglio dire, lo Spezia è già sicuro di fare la semifinale. Secondo te? Sicuramente non ci regaleranno nulla. Ci siamo già passati lo scorso anno con il Cosenza, quindi se pensiamo di affrontare lo Spezia che viene qui e ci regala qualcosa, sbagliamo di grosso. Ripeto, è una partita importante, si prepara da sola. E adesso dobbiamo solo giocarla e regalarci questa vittoria.